Partiamo con le cose di stra oggi. Presto che sono in ritardo sulla tabella. Allora, domani arriva l'uragano Irene, che su Facebook ha detto: oh, che palle, viene Irene a casa mia, sta due giorni. E alcuni avevano pensato: oh, una donna, Wii U. E io ho detto: sì, sì. Invece no, no. Ma comunque arriva, ma non è, cioè, inizialmente. Perché è bello quando deve arrivare un uragano. Cioè, secondo me lo fanno apposta in ogni città, che te lo fanno vedere che ti arriva davanti a casa. Però poi doveva sempre. No, penso di no. Comunque questo qua sembrava proprio che arrivava a Jacksonville, proprio davanti a casa mia, eh. Aprivo la porta e era lì che girava, no? Invece dopo in realtà passa fuori nel mare a 250 km o miglia da Jacksonville, che uno dice: oh, 250 miglia. Però siccome hai 20 a 150 km, no, 130 km all'ora, in due ore i 20 arrivano. Però comunque arrivano rallentati. Comunque domani, che è venerdì sera, vado al mare sicuramente. Sicuramente neanche tanto, perché sinceramente preferirei andare di sabato, uscire dal lavoro, andare fino al mare. Poi ho il computer non lo voglio lasciare in macchina, potrei portarlo dietro. Pensate di andare domani sera, perché domani le onde sono molto più grosse e si può fare il bagno, sono alte fino a 13 piedi, che sono 3-4 metri, eh. E lì con la GoPro vengono dei filmati fantastici, gente che affoga. No, ma io vado per fare le foto da fuori, no? Voglio fare la classica foto che ho già fatto in precedenza, quando c'è stato un altro uragano, che qualunque esposizione, le onde praticamente non si vedono niente, viene una massa informe tutta bianca, sarebbe la schiuma. E quello è bello, perché cioè anche sabato, anzi sabato forse vado e faccio anche il bagno, però sabato le onde sono molto più piccole, massimo 5 piedi, che comunque il mio limite è 3-4, diciamo. Oltre i 4 piedi, che è un metro, già iniziano a essere molto pericolose, perché io non è che sono un surfer, io sono un surfer sempliciotto. Io ho la boogie board, che la boogie board praticamente è una tavola che ti metti sopra sdraiato, quindi anche un'onda di mezzo metro ti sembra grossa, perché sei praticamente a livello dell'acqua con la testa. Allora, quando inizi a essere un metro e venti, già vai sulla luna, perché poi non lo so, devo pensare. Secondo me sabato non vado, vado domenica e faccio il bagno. Domenica le onde saranno 3-4 piedi, che è il mio limite. E voi direte: oh, ma io sono un surfer, le mie onde sono di 7 metri. Ma io sono un surfer sempliciotto. Comunque vado. Adesso venerdì probabilmente non ci saranno tanti surf. Cioè, secondo me surf ci saranno, però non tantissimi, perché il mare sarà choppy, tutte onde incasinate, difficili da surfare, cioè enormi finché vuoi, però brutte. Invece sabato sarà uno spettacolissimo. Comunque io non so se è la premonizione Maya, ma ultimamente stanno succedendo dei disastri uno dietro l'altro. Prima il terremoto in Virginia, che è una cosa abbastanza difficile, rara. Poi Steve Jobs si dimette. E poi io ieri sera ho scaricato due file dal torrent. Proprio robe, c'è la fine del mondo vicino. L'ho scaricati perché erano dei libri, no? Allora, i libri si può fare. Regola nuova. Allora, i MP3 no, i libri sì.
mica puoi spendere 25 euro per un libro. Ero lì per comprarlo, però innanzitutto ero andato su, allora, innanzitutto vorrei dire che iBook, bello finché vuoi, però i prezzi di iTunes sono molto più cari che sul Kindle per l'iPad, no? E solo che ultimamente l'applicazione Kindle non mi funziona più, cioè non mi dà il bottone per comprare la roba. E io ho detto, oh, fanculo, lo compro sul Kindle che costa meno, costa 5 dollari meno, invece che 25-20. Sono andato varie volte, 7-8 volte, anche 10-11, non viene più, ho provato a deregistrare il Kindle, non lo so, o che l'hanno disabilitato, o hanno disabilitato, non lo so, ho cercato online ma non ho trovato un cavolo, che difficile, cioè se cerchi Kindle by book, e cavolo, non ti vengono i problemi, vengono tutte le spiegazioni come fai, ma non lo so. Allora alla fine ho detto vaffanculo, adesso lo scarico e buonanotte. E sono due libri di WordPress, che anche lì ho scaricato l'esempio, il sample, però non ho capito bene la differenza tra i due, perché uno è Smashing WordPress Beyond the Blog, oltre al blog, l'altro è Smashing WordPress Beautiful Theme, c'è uno per i temi e uno per l'altro, e non ho capito bene la differenza, sono tutti e due abbastanza avanzati, cioè ti fa vedere proprio i tag che devi scrivere, però però poi dopo mi sono sentito male, sono dovuto correre subito in chiesa a confessarmi, sono dovuto subito correre da un Barnes & Nobles a confessarmi col libraio, e lui mi ha detto, ah, non ti preoccupare, ti perdono, ma non fallo mai più, e basta, sto qua. Poi avendolo scaricato, no? Forse magari non lo guarderò mai, perché non avendolo pagato 20 euro dici, vai, non me ne frega niente. Allora sì, un po' lo guarderò, però non è la stessa cosa. Oh, cos'è che c'è? La coda qui? Capozzola, c'è un appuntamento in mezz'ora. No, Steve Jobs è dimesso, cioè, allora, la notizia è si è dimesso, crolla tutto, però si è dimesso da CEO, però è comunque sempre presidente. Allora, il CEO sarebbe Chief Executive Officer, che vuol dire praticamente il capo che ha il controllo, il capo esecutivo, proprio può decidere, allora, oggi chiudiamo l'app. Quello che ho capito, no? Cioè proprio il capo supremo, tipo il re. Poi se sei presidente invece sei viceré, però non sei tanto potentissimo. Però praticamente allora il nuovo CEO si chiama Tim Cook. E già su Facebook ho iniziato a analizzare questo nome e fare battute che sentiremo per l'eternità, perché Cook in inglese vuol dire cuoco. Allora la frase chissà cosa bolle in pentola alla Apple, perfetta! Oppure il cuoco melato svela i nuovi piatti della Apple. Io li vedo già, titoli stampati, prima pagina su Repubblica. Il cuoco della Apple sforna un altro prodotto. Così. Poi sì, notizie fasulle, ho messo il cuoco della Apple annuncia una nuova linea tecno-gastronomica, il dolce forno Albert Touch e lo sfornatutto ultra sottile mini, lo sfornatutto nano, praticamente è come lo sfornatutto proprio piccolissimo, cink, inserisci dentro un croccantino del gatto, cink, chiudi, e poi è bello lo sfornatutto nano perché te lo puoi portare in giro, metti caso vai in campeggio, te lo metti in tasca, arrivi là e ci avrà un caricatore dietro di una batteria che si ricarica USB tramite USB,
arrivi là al campeggio, apri, metti dentro, adesso questo qui, la versione nana è proprio strapiccola, la versione mini invece se mette dentro un bombolone basta, più piccolo, sarebbe anche bellissimo tra l'altro, secondo me l'avevano già inventato qualcuno, tipo uno scalda bombolone, no? Già lo vedi, tutto bianco. Tasti non ne ha perché c'è solo lo sportello che si apre, anzi lo sportello è roba vecchia. Tutti i competitori sicuramente faranno con lo sportello, invece quello della Apple c'ha lo schermo a scomparsa, oppure entra dentro, anzi allora, è come un Mac Mini, un po' più alto, c'è una fessura che inserisce il bombolone o il donut, insomma, dentro e te lo scalda. Questa è un'ideona proprio. Infatti avevo pensato subito di fare, però ci vuole tempo, l'ultima cosa che avevo fatto di questo tipo ci ho messo un'ora, al lavoro ovviamente. Sarebbe da fare una pagina spoof, una pagina finta di Apple che fa vedere la faccia di Tim Cook, Timoteo Cuoco, magari una frase del tipo Timoteo Apple reinventa la cucina. Anzi, più ci penso a sta cosa e più la voglio fare, che poi è inutile, è stra inutile, però è bello, mi diverto con poco, insomma. Allora, nella nuova linea ci sarà questo qui, lo sfornatutto nano. Ovviamente prendo un Mac Mini, ci faccio un buco e faccio vedere dove si inseriscono i bagels. Più che altro bagels, che sarebbero delle ciambelle salate che puoi mangiare con la Philadelphia cheese, oppure con la marmellata. Io li preferisco salati, quindi ci metto Philadelphia, prosciutto, salame, uova, tutto. Invece altri li metto marmellata. Comunque, aperta parentesi tonda, una cosa americana che a me non piace sinceramente, ma è proprio nella loro tradizione, il loro nonno bisnonno la faceva, quindi è come dire Nutella. Per loro la Nutella è panino con Nutella, per loro è panino con su una fetta burro di arachidi e sull'altra marmellata. Chiudi i denti, c'è marmellata con burro di arachidi. Oh, una cosa proprio come dire piadina col prosciutto. Chiusa parentesi tonda. Allora, pensavo a sta pagina Time. Allora, già me la vedo, no? Adesso va, basta, stasera la faccio. C'è Time Cook, la faccia bella, che tra l'altro mi ricorda una faccia di un qualche politico italiano, ma mi sfugge, non lo so. Comunque Apple reinventa la cucina. Allora, iTunes, viene iTunes Grocery, che grocery sarebbe roba da mangiare, no? Quindi ci fa vedere che sono... sarebbe bello, no? Su iTunes ordini la roba da mangiare, vuol dire, è una strozzata. Ovviamente se la facesse veramente, Apple ha copiato, c'è G4, infatti ci sono dei siti che ordini la roba da mangiare e te la portano a casa, no? Però in formato iTunes sarebbe molto più bello, tipo le cose più acquistate, le zucchine con le carote, i broccoli. E basta, no? Mettere tutti questi piatti, ovviamente la grafica come iTunes, anche i piatti fatti bene esteticamente, no? Ovviamente scaricherò delle foto di cucina. Poi sotto ci sarà il Mac Mini con un buco con davanti un bagel, e quello sarà l'i sfornatutto mini. È certo che però bisognerebbe farlo in inglese per una esposizione maggiore della mia ideona. Però lo farò in italiano, perché lo sfornatutto come si traduce? Come si traduce in inglese lo sfornatutto? Allora, letteralmente sforna, come si dice? Cioè, non c'è un termine per dire sforna. Allora, lo farò in italiano. Lai tocca a me. Lai sfornatutto mini. Già me lo vedo, allora, come il Mac Mini, già mi piace stare, come il Mac Mini, la mela sopra, un buco davanti, tondo ovviamente, con un bagel davanti, con tutte le statistiche, la batteria, la durata, poi iTunes Grocery,
poi il Dolce Forno Harbor Touch. Il Dolce Forno Albert Touch è difficile però, eh. Il Dolce Forno Albert era un robone enorme. Cioè Touch poi non so come fare, però si può pensarci. E basta, tutto qua, poi ovviamente tutte i numeri, i numeretti che mette. Praticamente si va sul sito della Apple. Si copia la pagina, si fa lo screenshot della pagina, di una pagina Apple bella tipo l'iMac, anzi si fa lo screenshot di quella pagina dove ci sono tutti i Mac in fila e quindi ci inserisci in mezzo anche quello lì e basta, tutto qua. Certo che c'è da perderci dall'una alle due ore a fare sta roba, eh. Porca puzzla, troppo di mille balene. Comunque Steve che si è dimesso è un brutto segno, perché non lo so, è un brutto segno per lui, è un brutto segno per gli investitori che adesso le azioni della borsa crolleranno a dismisura. Io infatti a 5 minuti dalla notizia ieri ho già venduto tutte le mie azioni. A 5 minuti dalla esplosione del Challenger avevo già venduto tutte le mie azioni. Filmè che filmè. Poi, secondo me cambiamenti sostanziali, magari adesso la gente pensa, sul punto informatico i server stavano proprio fumando, commenti sulla notizia. Ovviamente tutti diranno, adesso il nuovo Steve Jobs, Tim Cook farà cambiamenti radicali, farà lancerà l'iPad con l'USB, ste stronzate qua. Secondo me no, perché scusa, se Berlusconi lascia, che so, si ammala e dice voglio lasciare la mia poltrona a uno, che non è che va a assumere Bertinotti, questo è il commento che ho fatto io in punto informatico, no? Quindi Steve Jobs non è che è andato a cercare uno con idee radicali, cambiamenti, sarà uguale a lui. Anzi, poi non è che Steve Jobs dice vabbè, fai te, io vado via, torno fra due anni. No, sarà sempre lì che dà consigli. Quindi secondo me non cambierà niente. Magari fra 5 anni, quando poi proprio Steve Jobs sarà morto, che non potrà più dire niente, si potrà vedere qualche cambiamento sostanziale. Però secondo me Steve l'ha scelto bene il suo successore. Non è che ha scelto uno sminchiolato, non è che è andato a prendere Steve Ballmer. Steve Ballmer sa fare, poi Steve Ballmer non sa fare. Oh, Bill Gates mi piaceva, Steve Ballmer no, per niente, ma proprio niente, eh. Poi su Facebook notizie che si sprecano. Adesso vorrei fare anche un video di Ciuschi che parla, solo che anche lì c'è da spendere un casino di ore per capire come farlo. E poi quando hai capito come farlo, non è un'operazione che la fai in poco, è una operazione proprio tedious, come si direbbe, proprio pignola, devi star lì spataccare un casino. Stavo pensando una gag fantasticissima, che c'è Ciuschi che fa, cioè praticamente il video finale sembra che ci sia Ciuschi che si attiva in webcam, che chiede aiuto, aiutatemi, Mirko Jacks non mi dà cocantini, aiuto, tipo non lo so, bisogna ancora studiare il testo, aiuto, non mi dà più le scatolette, me ne dà una al giorno, no, una, gliela do una ogni 2 o 3 giorni, perché sta diventando una bot. E poi scusa, costano un casino, i coccantini costano poco, mangiate i coccantini, no? Aiuto, telefono azzurro, Mayday,
so. La voce di Ciuschi è difficile dare la voce a un gatto, perché i gatti quando parlano fanno miau, quindi è una voce molto acuta. Invece sarebbe bello, però lei, siccome è una ragazza, ci vorrebbe una voce molto femminile. Però sarebbe anche bello dargli una voce maschile. Ciao Ciuschi, sono Ciuschi! Sono Ciuschi! Ci penserò. Allora, per il momento ci possiamo congedare. Per il momento è tutto. Ciao a tutti.